Buongiorno, come state? Tutto bene? Rieccoci qua per un nuovo video. Oggi è venerdì 10 maggio, venerdì mattina. Siamo io e Edo a casa. Siamo svegliati poco fa, in realtà abbiamo anche già fatto colazione. Io in teoria il venerdì lavoro, però casualmente ieri mi hanno fatto fare un cambio di giorno, quindi ho lavorato ieri ed è stato a casa con mia sorella e oggi siamo tutti e due a casa, anche perché questo bimbo qua è da ieri che ha la febbre, mannaggia. Siamo presi l'influenza, anch'io non è che sono proprio al 100%, ma forse proprio perché sono 2 notti che dormiamo poco e niente. Stiamo passando delle nottate non in bianco, ma quasi. Infatti non badate un po' alla baraonda di questa casa, che ieri l'ho lasciata completamente andare, mi sono dedicata al 100% a questo bimbo qui, poverino, che era abbastanza KO, ha la febbre, però per fortuna è abbastanza attivo, infatti qua che gioca, anche ieri ha giocato abbastanza, però ha 38, quasi e mezzo di febbre, infatti siamo sotto tachipirina, sta mangiando così così, però almeno per fortuna riesce a giocare, a fare le sue cose, non è proprio sbaccalito del tutto. E io ne approfitto che è qua che colora, che è tranquillo, e do una sistemata a questa casa. Ieri, per fortuna, ieri sera mi ha aiutato anche Adi. Ne approfitto, oltretutto, che saremo purtroppo tutto il giorno a casa, perché volevo un po' uscire, approfittare che sono uscite delle giornate pazzesche qua a Torino, per uscire, portarlo un po' al parco. L'altro giorno gli ho fatto usare i pattini al parchetto qua vicino a casa, però purtroppo niente, oggi non riusciremo ovviamente a fare nulla. Ne approfitterò, appunto, che siamo a casa, per sistemare un po' i giochi di Edo e la cameretta di Edo, perché qua la situazione ci è un po' sfuggita di mano. Abbiamo tutto in giro ed è incredibile come quando i giochi sono tutti in disordine Edo perda completamente l'interesse per i giochi che ha in giro. Cerco sempre, per quanto sia possibile, infatti adesso questo è proprio l'esempio sbagliatissimo perché adesso è tutto incasinato, mi piace lasciare tutti i giochi in ordine a Edo, in modo che lui sappia quando vuole qualche attività, qualche gioco, sappia dove andarla a prendere e soprattutto sappia poi dove rimetterla a posto. Infatti adesso mi metto qua, cerco di togliere tutti questi giochi qua e gliene metto di nuovi. Non sono nuovi veramente, sapete che ogni tanto gli nascondo, tra virgolette, qualche gioco, qualche attività, in modo che dopo un po', quando lui si stanca delle attività che ha a disposizione, glieli cambio e gli metto quelli che avevo nascosto prima, in modo che per lui sembrino nuovi, che ovviamente non sono nuovi, però siccome da un po' che non li vede, sarà anche più invogliato ad usarli. A proposito di giochi nuovi, in realtà sarebbe anche ora, è una cosa che sto facendo pian piano, sarebbe ora di cambiargli un po' le attività e i giochi, perché i giochi che adesso abbiamo sono per quando lui era più piccolino, adesso sta cambiando gli interessi, sta crescendo e quindi pian piano sto cercando di comprargli anche dei giochi e delle attività nuove. Allora, mi sono fermata un attimino che stavo un po' sistemando e pulendo casa per preparare il pranzo. Ho fatto una cosa proprio semplice, semplice, semplice. Una cosa che ero sicura che Edo piacesse, invece non sta facendo la pappa. Ora gli ho preparato la pasta in bianco, le zucchine e niente. Non abbiamo tanta fame oggi, vero amore? Mannaggia! Infatti anche per me mi sono fatta la pasta in bianco con le zucchine. Allora, qua invece ho fatto una frittatina con le zucchine. Vediamo un po'. Vuoi un pezzettino, amore? Sì, uno. Un pezzettino. Uno Edo, uno mamma. Diamo una fettina a Edo. Mamma. E una fettina a mamma. Sì, è bello. Col coltello, sì, taglio col coltello. Soffia, Soffia. Soffia. Oh. Quattro pezzi. Buona. Meno male che mangi qualcosa. Ma meno
non hai la faccia molto convinta, è che sia buona. Che boccone. Buona buona. Allora rieccoci, aggiornamento alle 5 del pomeriggio. Io e Edo stiamo guardando un po' di cartoni qua sul divano. Dopo pranzo ho fatto un mini riposino di circa mezz'oretta, ho dormito proprio poco. Però la febbre è salita tanto, non riuscivo neanche a dormire, poverino. Infatti siamo un po' sbaccaliti oggi, vero Edo? Stanotte abbiamo dormito pochissimo, anch'io sono mezza andata, cioè i capelli che... Vedo l'ora che arrivi a casa perché devo assolutamente farmi una doccia, lavarmi i capelli. Ho dato anche un po' una pulita a casa, l'ho data un po' un pezzettino qua e là quando riuscivo. E ho sistemato i giochi, per fortuna sono almeno riuscita a sistemare i giochi. E adesso poi con calma vi faccio vedere tutto. Niente, non è che abbiamo fatto un granché oggi pomeriggio, perché Cedo che ha voluto stare tutto il tempo in braccio a me, vero amore? Tutto il giorno in braccio alla mamma, leva le coccoline. E oggi abbiamo bisogno di un po' d'affetto extra. Amore, colori? Amore mio, ne approfitto che è lì che colora per farvi vedere qua come ho sistemato il mobiletto. Allora, qua gli ho messo l'attività con gli stickers. Sono tutti vari stickers con gli animaletti, i fiori da attaccare qua nei vari foglietti. Poi qua c'è tutta l'area dei puzzle. Qua c'è il giochino dei numeri e delle parole di Carotina. Poi c'è la lavagnetta. Qua c'è il computerino della Sapientina. E qua invece c'è il contenitore con tutti gli animaletti di Edo. Da questa parte invece c'è il vassoietto con le tempere, c'è il bicchierino per l'acqua, il pennello e la spugnetta poi per pulire dove si sporca. E qua invece ci sono tutti i vari quadernini, i vari album da colorare. Infatti Edo ne ha preso uno qua e sta colorando. La sua attività preferita in assoluto è colorare. Tutto verde fai? Allora, qua ho dato anche una rapidissima sistemata alla cameretta e soprattutto ho sistemato qua il mobiletto dei giochi di Edo. Come vi dicevo, gli ho tolto i giochi che erano lì e gliene ho messi di nuovi. Allora, qua ci sono i libricini da leggere, questo qua è il suo preferito per il momento. C'è il libro dei colori, il libro delle emozioni, i colori delle emozioni. Qua ci sono altri libricini in portoghese che ogni tanto ce li leggiamo. Poi di qua ci sono queste carte che, siccome Edo è innamorato dei giochi con i numeri, ci sono questi mazzi di carte qua. Tiro fuori così vi faccio vedere. Allora, c'è il numero 1 da associare con una balena. 2 elefanti e così via per tutti i numeri. C'è il mazzo azzurro, il mazzo giallo. Le carte sono queste qua, della Clementoni. E dentro c'è ancora un mazzo rosso. Poi di qua invece c'è l'attività con i vari timbrini. Poi qua ci sono tutti i Lego. Di qua c'è il giochino con i pesciolini che gli piace un sacco, gliel'avevo preso da Lidl. E poi qua ci sono le due ceste che, vi devo dire la verità, quando avrò tempo dovrò metterle bene a posto, anche queste qua. Qua ci sono tutte le varie macchinine, le moto e i trenini. E di qua invece questa è quella che da mettere più a posto perché è tutto un po' in disordine questa. Ah, poi qua sopra c'è ancora il giochino sempre con i numeri da associare. Qua ci sono le nostre foto, guarda Edo quando era piccolino, io col pancione. Questa foto qua in piscina, che Edo mi dà un bacino, vediamo se si vede bene. Bella. Qua ci sono i disegni che ha fatto Edo, che abbiamo incorniciato. Il disegno, questo è il pensierino che aveva fatto Edo, il segnalibro che aveva fatto Edo per la festa del papà. E qua ci sono le manine
E poi qua invece c'è un vassoietto con tutti i personaggi dei cartoni, ci sono i Paw Patrol, ci sono i PJ Masks, ci sono i Minion, insomma, questa è la scatolina dei personaggi dei cartoni. Allora, nel frattempo, Edo ce ne siamo venuti di qua in cucina, Edo è lì che continua a colorare. E sono già di qua in cucina perché volevo preparare riso e fagioli, la nostra classica cena brasiliana, che almeno una volta alla settimana voi sapete che lo facciamo, anche perché sennò poi Adi inizia a reclamare, quindi per forza stasera facciamo questo. Anche perché siccome ci va un po', almeno oggi siamo tranquilli, sono tranquilla e lo preparo con calma. So che nel canale ci sono parecchie ricettine di riso e fagioli qua e là nei vari vlog, però siccome spesso me la chiedete, oggi ne approfittiamo e la facciamo insieme. Sai cosa cucina mamma stasera? I fagioli, sì, e poi il... No, la pasta no, il riso, amore. Il riso che ti fa diventare come? Forte, forte. Come forte, forte? Papà gli dice mangia il riso che diventi forte forte. Oh, la manina davanti, amore. Amore mio, mannaggia, malaticcio. Va bene, adesso vi faccio vedere come lo prepariamo. Una bella sciacquata così, in modo da pulirli bene. Mettiamo i fagioli qua dentro, tanti fagioli. Adesso mettiamo l'acqua. Metti tanta acqua. Vai, vai. Aggiungiamo l'acqua, così le mettiamo a mollo per un po'. È pesante. Wow, bravo, Mario. Bravissimo. Bravissimo. Ok, adesso abbiamo messo i fagioli a bagno. In realtà dovremmo già metterli. Wow, occhio, amore. Occhio, amore, che l'acqua deve rimanere tutta qua dentro. E comunque vi dicevo che in teoria dovremmo metterli a bagno già dalla sera prima. Io come sempre non ci penso, mi dimentico, insomma non lo faccio quasi mai, quindi li lascio a bagno almeno un'oretta e poi li metto in pentola a pressione. Qua ci sono tutti i numeri e lì ci sono le figure. Cos'è quella, Edo? Una. È un'aragosta quella. Un'aragosta. Due palloncini, tre angurie. Bravo, amore. Quattro. Cosa sono quelli? Quattro pesci. Quattro. Gelati, e quanti sono? Sei gelati? Oh, molto bene. Sono funghi, e quanti ce ne sono? Adesso accoppiamo i numeri. Mischiamoli un po', così lo rendiamo più difficile. Mischiamoli un po'. Tieni. Uno. Spostiamo. Uno. Bravissimo. Due. Quello che numero è? Il 3. Poi? Dov'è il 4? Bravo. E poi che numero c'è dopo il 4? Il 5. Bravo. Allora, mentre c'è Edo lì che gioca. Qua io nel frattempo ho già scolato i fagioli, gli ho tolto l'acqua, li ho anche già risciacquati, adesso li vado a mettere in pentola a pressione.
gli vado ad aggiungere di nuovo l'acqua, dell'acqua nuova. Ok, okay, allora ho messo la pentola sul fuoco. Adesso, da quando inizierà a fischiare, dovrà cuocere almeno una quarantina di minuti. Allora, qua adesso mi metto subito a preparare il riso. Solitamente usiamo il riso basmati, solo che questa settimana stiamo usando questo qua, che è un riso che aveva comprato mia sorella, che è un riso proprio brasiliano. Quindi oggi ovviamente lo farò con questo, però solitamente appunto usiamo il basmati, che secondo me è ancora più buono. Comunque il procedimento è proprio è lo stesso. Allora, per la misurazione io calcolo circa per ogni tazza di riso, qua non ce n'è neanche una intera in realtà, per ogni tazza di riso faccio scaldare 2 tazze di acqua, poi aggiungo un po' di sale grosso e porto a bollore l'acqua. Qua sto facendo un mini soffrittino di aglio per il riso. Adesso appena inizia a dorare un po' lo faccio tostare, aggiungo il riso e lo faccio tostare. In realtà si può fare anche un soffrittino anziché con l'aglio con la cipolla, stessa cosa anche poi per i fagioli, però noi siamo abituati, a noi piace così, però siccome ha un gusto un po' forte, un po' particolare, eventualmente si può sostituire. Aggiungo anche un pizzico di sale. Allora, dopo aver fatto tostare un po' il riso, gli vado ad aggiungere l'acqua. L'unica cosa è che devo subito coprire col coperchio, perché ho paura che poi esca fuori tutta l'acqua calda. Quindi adesso alzo un po' il fuoco, perché lo stavo facendo tostare proprio a fuoco basso per renderlo comunque tra virgolette un po' light. E adesso gli aggiungo l'acqua. E lascio cuocere. E a questo punto, quando l'acqua si sarà tutta assorbita, vuol dire praticamente che il riso è pronto. Ovviamente lo assaggio, se lo sento ancora un po' duro aggiungo un po' d'acqua e lascio cuocere ancora 2-3 minuti, ma solitamente la porzione di acqua e riso è giusta, quindi così dovrebbe già essere pronto. E niente, adesso aspetto che si cuocia tutto, magari metto già sulle carotine, perché faccio riso, fagioli e come di verdura faccio le carotine e basta, mangiamo questo stasera. Allora, qua i fagioli hanno cotto una quarantina di minuti abbondanti. Allora, qua sto facendo un altro soffrittino con l'aglio tagliato piccolo per i fagioli. Allora, ho aggiunto appunto i fagioli al soffritto e adesso li faccio cuocere per altri 10-15 minuti a fuoco basso, in modo che il sughetto si rapprenda e poi i fagioli sono pronti. Qua anche il riso è pronto e qua sto facendo andare le carotine. Allora, i fagioli sono cotti, sono pronti, qua ho fatto anche il sughetto. Allora, qua ho fatto un piatto unico, qua ho messo il riso con un po' di sughetto dei fagioli. Qua ci sono i fagioli e le carotine. Nel frattempo è arrivato anche Adi a casa. Ciao. Ed invece se n'è voluto andare già a letto, di là che guarda i cartoni. È proprio stanco, poverino. Dormito così a mezz'oretta al pomeriggio, quindi è proprio KO. Adesso magari gli faccio un po' di lattino e lo mando a nanna. Anche perché secondo me ha proprio mal di gola, non riesce a deglutire bene, infatti a merenda gli ho dato un po' di yogurt che era bello fresco e quello infatti se l'è mangiato tutto. E niente, adesso vediamo, non sono riuscita a convincerlo a fare cena stasera. Vabbè, per oggi va così. Buon appetito. Buongiorno, oggi è già il giorno dopo, è sabato pomeriggio, io sono qua in macchina, sola soletta, perché oggi è il terzo giorno di febbre di Edo, mannaggia, non vuole più passare questa influenza. Ma adesso poverino è tutto roco, ha la tosse fortissima, io sto facendo l'aerosol, lo sciroppino ovviamente, però la tosse è proprio peggiorata tanto, mannaggia. E io appunto sono qua in macchina perché adesso sono venuta da Auchan a fare un po' di spesa, perché poi domani è la festa della mamma e faremo un pranzetto a casa con mia sorella e mia mamma.
e quindi devo fare un po' di spesuccia anche per la settimana. Stamattina non sono riuscita a filmare niente anche perché finalmente, come vedete, sono riuscita a farmi i capelli. Sono un po' gonfi, non ho fatto piastra, non li ho stirati, niente. Li ho proprio solo lavati e asciugati perché il tempo era poco, ho dovuto anche fare le pulizie, quindi meno male che sono almeno riuscita a lavarli. È stata un'impresa e stamattina riuscire a fare tutto anche perché Adi ha lavorato. Edo, quando sta male piccolino, è incredibile, vuole solo stare vicino a me, in braccio a me, attaccato a me, proprio piccolino, ha proprio bisogno di affetto extra in questi giorni. Però adesso a casa col papà, che è arrivato da lavoro, e niente, adesso andiamo a fare un po' di spesa. Allora, rieccomi a casa, sono arrivata anche già da un po', ma sono stata con Edo perché non sta per niente bene. Sono lì tranquillo che sta guardando i cartoni e in camera con Adi. Adesso io volevo far vedere due cose che ho comprato. Ho preso il regalino, sono riuscita a trovare il regalino. Mamma mia, che capelli, perdonatemi. A proposito di capelli, ho comprato il regalino alla mia mamma perché domani è la festa della mamma. E siccome so che ne aveva bisogno, io e mia sorella gli abbiamo comprato la piastra. Guarda che bella, adesso ve la faccio vedere bene. Questa è la nuova piastra della Babyliss, con questo nuovo colore, tipo rosa gold, credo che sia, proprio bella. A proposito, devo ricordarmi di dire alla mia mamma di non guardare questo video, perché sennò si rovina la sorpresa. Allora, ho chiamato un attimino Adi, perché volevamo girare un video speciale, il video speciale 24.000 iscritti. Se volete farci qualche domanda, scrivetevi nei commenti, che così poi noi rispondiamo, facciamo un video risposta. E boh, è già durato troppo. Vabbè, dai, ok, ti ringrazio per l'impegno. Vabbè, comunque, quello che volevamo dire è che, siccome appunto vogliamo fare questo video speciale 24.000 iscritti, se avete piacere di farci qualche domanda, di scrivercelo qua nei commenti, così appunto risponderemo alle vostre domande. Prima di salutarvi però mi sono segnata tutti i vostri nomi, siccome nell'ultimo video vi chiedevo se avevate piacere di essere salutati, io mi sono scritta tutti i vostri nomi e adesso vi vado a salutare, quindi saluto Ivana e sua nipote Valentina, Lionel, Marinella e la sua bimba Benedetta, Tiziana Alcaro, Alessandra Mezzanotte, Eleonora Battisti, Assunta, Sharon e Giuliano, Elisa Mare, Michelle, Carolina, Evelyn Fazio, io spero di star pronunciando tutti i nomi giusti, Imma Cardamone, Raffaella Perna, Fabio Foderà, Giuliana, Nina Evaristo, Concetta Cat, Silvia e i suoi bimbi, Cristian e Mattia, Elisa Deriu, Maria Venera, Marinella Castigliego, Vianda Rigotti, Natascia Picchierri, Sere Channel, Bona Maria Dimitrova, perdonami, Cristina Borromeo, Apple Pie, Giovanna Gervasi, Franca, Giada, Morena, Mattia e Michael, Silvia Pierazzi, Rosalia Anselmo, Carmela Sestito, Simona, Melissa Bonaccorso, Cinzia Pietra, Alessandra e la sua bimba Sofia, Sara, Lucia Leotta, Antonio Pinto e Silvia e il suo bimbo Brian. Grazie per avermi iscritto e spero di aver detto tutti i nomi giusti. Spero soprattutto di non essermi dimenticata di nessuno. Mando un bacione grandissimo a tutti voi. Forse questo video è venuto un po' più lungo del solito, spero che vi abbia fatto piacere, perché l'ultimo video è venuto proprio corto, quello della routine. Spero di essermi fatta perdonare.
E niente, fatemi sapere qua nei commenti anche se avete piacere di vedere qualche video in particolare qua nel canale, ok? E niente, vado davvero, vado dal mio bimbo di là. Vi ricordo come sempre che se vi fa piacere mi potete seguire anche su Instagram e sono AnnaGloria91. Se questo video ti è piaciuto mettimi un mi piace e se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere gli altri video che caricherò. Vi ricordo che la programmazione del canale è tutti i martedì e tutti i sabati, quindi esce un nuovo video tutti i martedì e tutti i sabati. Io vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao ciao!